Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale, ben arrivato se sei nuovo. Io da un po' che non faccio un video make-up, quindi oggi mi sono detta, visto che devo uscire, tra 15 minuti devo essere fuori. Una mano mi sono fatta, l'altra no, questa sono tipica io. Gemella che c'è dentro di me fa queste cose, ma mi sistemo subito e andrà tutto come deve andare. Dicevo, volevo truccarmi. La parte della base che vedi oggi l'ho registrata sabato scorso perché dopo sabato scorso non sono riuscita a fare l'altra parte che mi ero proposta. Per cui vorrei farti vedere cosa uso come base viso per questo inizio della primavera. Sono a casa non truccata, solitamente mi trucco a casa, ma questo oggi, che è un sabato, è una giornata che l'ho iniziata in una maniera molto tranquilla e l'ho continuata fino ad ora che sono le 6 di sera. Tranquilla, sì, ma molto pensierosa perché ieri sera, dopo una settimana lavorativa molto impegnata, tornavo a casa, il cielo era non grigio, ma nero e io non ci metto tanto ad arrivare a casa dal lavoro, fortunatamente. E comunque non avevo velocità alta, ma quasi spingevo la macchina con la mia forza dicendomi devo arrivare a casa prima che inizi il temporale perché si aspettava un temporale con grandine. Le previsioni dicevano così. Alla fine non è arrivato la grandine, ma è arrivata la neve vera e propria che mi ha spaventata e dire poco. Io ero in macchina, non vedevo niente, avevo gli occhiali da vista perché io quando guido li metto, comunque non riuscivo a vedere niente. Ed ero in una posizione stradale dove non potevo fermarmi né mettermi sulla destra perché ero proprio in una strada molto trafficata. Quindi dicevo ancora un po' e esco da questa strada, poi mi accosto. Ed ecco, il piccolo tragitto che ho fatto in questo traffico mi ha riempito di neanche paura, non so di come descriverlo, ma di una incertezza neanche, ma proprio così di un peso che me lo porto dietro oggi e volevo lasciarlo qua, ma non per appesantire voi che sicuramente avete ben altri problemi, ma per farmi ancora una volta pensare a cosa ho veramente tutti i giorni e non ci penso che ho tanto. Io sono una persona che ringrazia me stessa e gli altri per quello che ho. Ma queste situazioni ti mettono ancora una volta davanti, il fatto o le cose o le persone importanti che hai, a cui ci tieni e a cui non vedi l'ora di vederle e di uscirne prima possibile dal casino in quale sei in quel momento. Quindi, questo video di oggi vorrei lasciarmi qualche ricordo della base che ho usato quotidianamente, nonostante in ufficio continuo ad usare la mascherina, fortunatamente poco perché quando sono davanti al computer il tempo dove trascorgo di più il tempo. Trascorro forse, non ho la mascherina, ma comunque mettendola, togliendola, il trucco si sposta un po', ma nonostante questo io riesco ad usare questi due miei alleati per avere una base più presentabile di come sono ora. Vedete, la situazione attuale è questa. Rossori, secchezze, le secchezze sono sparite perché vi ho fatto vedere in quale vi dicevo che ho tanta secchezza qui, ma alla fine, secondo me, la pelle ha il suo ciclo mensile e quindi post ciclo la situazione è migliorata e quindi non ho quella secchezza che avevo nel video anteriore. Uso da ottobre scorso Puppa BB Cream e secondo me la sto finendo. Questa viene con me in ufficio perché è molto sottile ed è leggera, occupa poco spazio nella mia trousse, quindi vieni con me. E da poco ho iniziato ad usare il fondotinta Sea Nature biocertificata, la versione high coverage ed anti blemish
è proprio per me anti-rossori, è Fresh Look Foundation, proprio tutto quello che ha descritto il produttore, io concordo. Comunque ho la colorazione medium. Qui invece non ve l'ho detto, Pupa Natural Side Baby Cream, la versione 002. Allora, come indosso questi prodotti? Dopo avermi fatto la skin care, io prima di tutto shakerò il prodotto, qualsiasi prodotto uso, e inizio. Allora, faccio un misto e vi spiego perché. Questa è molto cremosa ma anche untuosa, si stende benissimo, la uso e la stendo con le mani. Invece la pupa è molto più polverosa e tende un po' a seccarmi la pelle, quindi io pupa me la metto sulla zona T e più che altro sulla fronte dove io ho meno secchezza e sul naso. Invece ho notato che se la metto sul mento, dopo un po' mi secca il mento, quindi vado con Signature sul mento e sulle guance, dove di solito sì, mi secca di più la zona. E massaggio bene bene tutto quello che ho applicato con due mani, poche volte uso il brush, il pennello, ho messo pochissimo. Non so cosa uscirà di questo video perché pensavo di fare due in uno. Voglio fare una parte, inizio a fare i favoriti, no, per la base. In generale vorrei fare un video in quale mi trucco e parlo e vi faccio vedere i favoriti per quanto riguarda il make up dell'inizio primavera di quest'anno. Devo dire che continuo a truccarmi tutti i giorni, ad eccezione di questa settimana. Questa settimana, infatti, l'ho chiusa molto strano, proprio con il peso, tutto quello che vi ho scritto sopra. Ma ancora, già settimana scorsa, ho notato che questo occhio sinistro qua aveva un po' di rossore, quindi non mi sono truccata. Mi ho collegato subito al mio mascara in versione mini size, la Yves Rocher. Mascara che io in passato ho usato e non mi ha dato nessun disturbo. Invece questo, da quando l'ho applicato, mi è sembrato che lacrimava un po' l'occhio, ma ho pensato a una matita verde nuova che ho accantonato, e pensavo che fosse la matita di Benecos. Quella matita la metterò nei finiti e credo che dei finiti make up ne parleremo in un video a parte, a giugno, quanti argomenti che apro. E dicevo, non ho pensato subito al mascara. Questa settimana di nuovo ho sentito qua pizzicori e tutto rosso. E per cui 2 giorni non mi sono truccata e a dire la verità mi manca un po' il make up. Non vorrei rischiare oggi mettermi il mascara col pennellino stendo un po' meglio il fondotinta e la cipria la mattina non la metto mai, perché mi piace l'effetto luminoso che vedo. Più avanti, quando inizio un po' a lucidarmi, più che altro in questa zona qui, io inizio a metterlo, ma sono già in ufficio. Invece la mattina continuo ad usare Bloomerang Blush della Neve Cosmetics, che io solo dopo qualche settimana che lo usavo mi sono ricordata che c'è il pennellino, ma non lo uso, non mi serve. Quindi il blemish lo uso come così, mi faccio 2-3 puntini. E poi sempre con le mani vado a massaggiarlo. È molto fresco, io non so cosa contenga questo blush che gli dia la freschezza, ma quando tu lo metti sulle guance è proprio fresco fresco, non dico dal frigo, ma si sente la temperatura diversa. Io forse devo guardarmi di qua, c'ho uno specchio, perché mi sembra che l'ho alzato troppo questo blush e non darà l'effetto che voglio. Sì, un po' l'ho alzato qua, di solito lo metto più in basso, ma non ho calcolato la distanza tra me e la telecamera, ma fa niente. Spero non sia proprio, ma l'ho messo. No, va bene.
Lo teniamo così. Sulle labbra, se mi chiedi cosa ho, il burro cacao, una bella scoperta di questo periodo. Conad Essentie, Essential per labbra secche e screpolate. Ho fatto prima lo scrub labbra con la mia maschera scrub della Biohappy alla mora, che mi piace un sacco, purtroppo non ce l'ho qua perché l'ho fatta in bagno, e dopo ho applicato questo burro protettivo, una bella scoperta veramente, perché veramente idrata bene le labbra e in teoria dovrebbe avere il filtro solare SPF 15, visto che esco me lo sono messa con estratti di matcha e aloe vera. Infatti si sente dolciastra la matcha, o il matcha, correggimi per favore perché non so l'articolo. Senti sbattere la porta, l'ho chiusa a chiave, ma sotto c'è l'aria che gira perché c'è un vento allucinante. Oggi purtroppo sabato il tempo cambia, non verso il meglio, quindi stiamo in casa tranquilli, ma io appunto devo fare questa uscita. Dicevo, base fatta, andiamo avanti, se no veramente sono in ritardo. Come correttore uso Stay On della Sien Beauty. Non so che inch abbia questo correttore, non mi interessa sinceramente, visto che lo uso pochissimo, solo così, no? In zona contorno occhi. È pochissimo, pochissimo idratante, ma perché, ti dirà il produttore, è matte. E per me tutto quello che è matte alla fine è molto, molto, molto secchino. Però è coprente, adesso vedrai quanto è coprente. Coprente. Uso Ebeline il pennellino, che è stato fatto appunto per i correttori. Ed ecco, io vi dicevo nella parte della base che ho avuto un problema all'occhio sinistro, questo, 2 settimane fa. È durato un bel po', da un po' che non avevo nessun problema io con gli occhietti, e secondo me può essere anche per lui. Vi dicevo il mascara, ma mascara continuo ad usarlo, non mi fa niente. Ecco, io appena l'ho messo qua inizio a pizzicarmi, e adesso già mi viene il dubbio che sia il correttore. Prima non mi ero accorta, adesso in diretta ho un altro colpevole. Ma secondo me anche l'allergia estiva, perché io non sono una persona allergica, ma con l'età noto che, guardate che bel specchio zozzoso del calendario dell'avvento di 2 anni fa di Alverde, lo uso, mi piace un sacco. Quindi mi guardo di qua. Vi dicevo, non sono una persona allergica, ma questo gonfiore di occhi secondo me è dovuto all'allergia. Non vado a fare nessun test perché finché va e viene mi ritengo così, ma inizio ad avere un dubbio che magari qualche polline mi dia fastidio. Allora, correttore messo, cosa vorrei fare? Vorrei mettere la base per gli occhi. Uso la palettina datata della Terra Naturi, una palettina da 5 euro, ma è magnifica. Uso la colorazione più chiara, è un bel matte panna, e questi ombretti sono fantastici, sia i shimmer che i matte tengono tutto il giorno. Io a volte 11 ore non sono in casa, quindi io la sera quando arrivo l'ombretto, non dico che lo trovo uguale alla mattina come l'ho messo, ma non me lo trovo nella piega. Lui magari viene assorbito dalla pelle, quindi non è tanto presente come la mattina, ma non mi fa l'effetto brutto quando lo trovi lì al confine, no? Tra la palpebra mobile e l'angolo sopraccigliare. Allora, la settimana è passata bene, ho fatto tante cose al lavoro e sono felice che ho risolto tante cose che erano da risolvere, quindi sono soddisfatta. A casa pure, la vacanza si avvicina, quindi quando il bambino è felice che ha la vacanza, i genitori sono anche loro felici. E niente, aspetto la Pasqua. Sì e no, perché torniamo ai discorsi, quando si ha una parte della famiglia lontani, la festa non è come prima, ma comunque ognuno già si abitua a
festeggiare diversamente queste feste. Io sto pensando cosa mettere, se fare l'ombretto o no, visto che ho poco tempo, quindi con lo stesso che ho messo la base opaca, mi metto solo un puntino luce con, adesso ti faccio vedere, con l'arancione, così in mezzo, proprio in mezzo, questo arancione carinissimo anche lui, bello pigmentato, guardalo qua. Vi dico, Terra Naturi proprio mi ha lasciato a bocca aperta con i suoi ombretti, ma anche la cipria non è male, quindi per il prezzo bassissimo che ce l'ha, poi si trova sull'Ecoverde, si può provare questa linea tedesca del make up certificato, perché ha la certificazione Natru, e se ti interessa lo trovi lì. Io ho un anno che lo uso e non mi ha dato mai fastidio. Allora, come mascara continuo ad usare Intense, questo è un altro perché ho ricevuto uno in omaggio con un acquisto presso Yves Rocher, poi due li ho presi con la rivista, quindi questo è il secondo. Mi piace molto il pennello, prendi bene le ciglia, non mi sporca. Però devo dire che questo secondo mi sembra molto più secco del primo, quindi così si seccherà prima, ma per 2 euro che l'ho pagato con la rivista, dico che sono più che soddisfatta. Guarda te che effetto wow, eh? C'è differenza? Mettiamo un po' anche sotto e il gioco è fatto quasi. Io la mattina in 10 minuti sono pronta e questi 10 minuti sono i 10 minuti per me che io mi tocco massaggiando il fondotinta dopo aver sempre messo la crema viso. Io non ho ancora messo la protezione solare, anzi ho iniziato solo ad usare, la vedrai nei finiti, una protezione solare della Vichy che me l'hanno regalata in farmacia, ma non mi è piaciuta per niente. Quindi, a parte quella della Vichy, non ho usato ancora nessuna protezione solare. Non sto tanto al sole, a parte la passeggiata. Ecco, vedi quanto è. C'è i grumetti, quindi tra poco questo va archiviato. Sì, cammino. Tu mi dirai col sole più forte, mezzogiorno e mezzo, quando ho la pausa. Ma non mi faccio problemi perché sono un 20 minuti, 15 minuti della passeggiata, quindi vabbè, anche senza protezione cammino. Hai una protezione solare per il viso? Sarebbe bello che sia colorata, visto che io ho i miei inestetismi da coprire, quindi mi farebbe piacere avere una protezione colorata. Allora, eccolo anche il secondo, quasi pronto. Dopo metterò un po' di blush e lucidalabbra. Allora, non riesco a prendere questi sotto, mi fanno un po' tribolare, ma e Cotton Fioc secondo te li hai presi? Non li ho presi, non li ho presi. Va bene. Dopo li sistemo un po' in bagno, sicuramente. La porta, io spero che voi non la sentiate che è un po' fastidiosa. Poi andiamo con le labbra. Andiamo con le labbra, poi col blush. Sulle labbra metto il mio amatissimo Bene Cos versione red, la matita. Perché ho detto il mio? Perché pensa in romeno. In romeno matita è crayon, quindi è lui, il mio matita. Io sono da tanti anni in Italia, ma comunque continuo a pensare nella mia madrelingua, anche se l'italiano ormai lo parlo più facilmente. Non so cosa faccio, faccio un po' un contouring bruttino, così, quindi il mitico red, il mitico colore red incontrerà un lucidalabbra, bella scoperta,
Ombia Cosmetics. Questo lucido labbra l'ho trovato ad Aldi e se ti dico quanto l'ho pagato, 2,49 euro. Ma che buon profumo ha! E l'inch per niente male, magari faccio la foto e ti lascio, ti incorporo anche la foto e ti lascio un link se trovo sul sito di Aldi questo lucidino che mi piace un sacco. Prima di tutto non fa la patina bianca dentro, non è appiccicoso, ha un buon profumino di cacao e qua tocchiamo il mio tasto debole, eccolo qua. Mi piace. Devo coprire questo brufoletto, mi dirai. E sono d'accordo con te. Usiamo sempre il mio Stay On. Vediamo se vorrà coprire. 12 minuti, ragazzi, io sono ancora qua. Mi manca solo il blush. E ho finito. La cipria non me la metto perché tanto non riuscirò neanche a lucidarmi che sarò in casa. Io non dico che mi struccherò, ma comunque. Non mi convincono tanto le labbra, ma perché l'altra volta sono usciti meglio. Mi piace perché quando l'ho visto così rosa ho detto: ma tu vieni con me, ho la correzione Candy Pink. Io non sono tanta di candy, mi piace più il cioccolato che le caramelle, ma questo pink proprio è bello. È bello. L'ho scaricato per applicarlo. Applicarlo di nuovo, mi dirai tu. Sono fatta così. Buonissimo. Se hai Aldi in zona, dai una chance. E chiudiamo il trucchino con sporca di mascara, pasticciona, boh, un blush che ho da anni, ma mi piace un sacco. Non finisce più questo Lidia Vin. Il profumo non è cambiato, anzi, è sparito. E userò il mio pennellino check. Cheek Topper della ditta Inica, un pennellino fantastico, proprio giusto per applicare il blush. E andiamo di blush. Andiamo di blush. Mi scarico un po' sulla manina. Come sempre tendo a metterlo in alto, non so perché. E sono fatta così io. Comunque, un po' anche di qua. E voilà, perché anche noi di qua un po' di vita. Il brufoletto si vede, ma ci facciamo una ragione. Siamo giovani e quindi i brufoletti compaiono ancora. Il trucco è fatto. Io devo uscire. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao.